Oggi è una giornata importante per la città, per il paese, che testimonia i valori democratici e antifascisti di Napoli, una grande rivolta popolare che ha messo insieme tutta la città e con grandi sacrifici, col sacrificio di tante vite umane per cacciare i nazifascisti. Quindi è una giornata importante da ricordare e anche da far raccontare ai giovani, quindi questo è un tema su cui noi lavoreremo. Ieri c'è stata l'inaugurazione del nuovo archivio digitale delle quattro giornate, abbiamo in programma una serie di attività per il prossimo anno dove ci saranno gli 80 anni, l'anniversario degli 80 anni. È una storia importante per Napoli e per l'Italia. 79 anni fa, tra il 27 e il 30 settembre 1943, con una insurrezione popolare, la città di Napoli si liberò da sola dall'occupazione nazista. Un atto estremo dovuto al coraggio e all'eroismo dei cittadini, che fecero di Napoli la prima grande città europea a insorgere vittoriosamente contro i tedeschi, facendo trovare il territorio libero all'ingresso delle forze alleate il 1 ottobre. Ne conseguì anche l'assegnazione della medaglia d'oro al valor militare per la città ed oggi l'anniversario delle quattro giornate è stato celebrato con la deposizione di corone d'alloro al mausoleo di Posillipo, a Piazza Bovio davanti alla lapide posta sulla Camera di Commercio e sulla stella è dedicata a Salvo d'Acquisto. Ricordiamo Salvo d'Acquisto, ma ci sono state tanti cittadini, tanti militari che si sono sacrificati per la libertà e questo va spiegato perché la libertà è qualcosa che si difende e si conquista ogni giorno. Questo è il fiore del partigiano morto per...